appunto come sta evolvendo il sistema finanziario, quindi cosa ci aspettiamo sul fronte della struttura del sistema finanziario da tutto questo. Un passaggio brevissimo su benefici e rischi per i clienti, perché ne abbiamo parlato tanto per tutti i settori e valgono le stesse considerazioni in buona parte del sistema finanziario, e poi appunto le risposte che si stanno costruendo sul piano regolamentare di vigilanza e quindi del grado di quanto siamo attrezzati ad affrontare questi rischi. Una parola per ciascuno di questi, appunto, perché il tempo stringe. Appunto, con l'avvento nel sistema finanziario della tecnologia, appunto, la parola fintech ha portato alle espressioni appunto esagerate ovunque, no? Meccanismi disruptivi sul sistema, rivoluzionari, impatto devastante sul sistema finanziario, su come lo conosciamo. In realtà bisogna dire che l'impatto complessivo sul sistema di intermediazione delle banche, degli intermediari finanziari, è per certi versi ancora incerto, cioè ancora aperto il dibattito se scompariranno le banche o invece le banche si trasformeranno, diventeranno già diversi ma hanno delle peculiarità per cui continueranno ad esistere. Tra l'altro, dal punto di vista del regolatore, il tema della tensione tra stabilità e concorrenza diventa centrale sotto questo profilo e sotto il profilo della regolazione. Il tema appunto è quanto fintech, nel rapporto si parla soprattutto di questi nuovi intermediari, i third party providers o gli over the top providers, rimpiazzeranno, elimineranno le banche, gli intermediari finanziari, e se in questo processo alimenteranno una maggiore concorrenza sana, efficace, aumentando l'efficienza in mercati che per loro natura hanno barriere all'entrata significative, o invece rischiano di causare disruption non sempre positiva, instabilità, se non adeguatamente regolati. Allora, qua appunto dicevo il dibattito aperto, ci sono alcuni economisti che ritengono che le peculiarità delle banche, alcune delle quali per esempio la trasformazione delle scadenze e altre peculiarità, restano specificità del sistema bancario che non vengono sostituite interamente dalle società di fintech, che possono occupare alcuni spazi, che possono fare concorrenza al sistema bancario, ma appunto che non alterano alcune delle sue caratteristiche fondamentali. Se dovessero entrare in quell'aspetto del mercato bancario, appunto per esempio la trasformazione delle scadenze, entrano in un'attività riservata, entrano in un ambito regolamentare specifico e quindi diciamo diventa una concorrenza più regolamentata, e quindi l'impatto così disruptive sotto questo profilo non necessariamente ci sarebbe. Ovviamente si richiede però al sistema bancario in questo momento di avere una strategia rispetto a quello che sta succedendo, strategia che significa o fare investimenti in casa per adeguarsi o fare alleanze, costruire joint ventures con chi su questi mercati si sta affacciando per rispondere. Quello che ci si attende in ogni caso, sia che diventi disruptive, sia che no, è chiaramente un aumento dell'efficienza generato da un aumento della concorrenza. Allora, benefici e rischi per i clienti in questo campo. Diciamo, i benefici sono per certi versi evidenti, sono stati già ampiamente raccontati, sono anche in questo mercato la rapidità, l'accessibilità, la possibilità di usare nuovi prodotti e servizi che non erano disponibili, per molti versi la maggiore sicurezza e appunto oggi parliamo soprattutto di servizi di pagamento, quelli dove stiamo veramente osservando l'innovazione in modo significativo. Qualche cosa anche nel servizio del credito, però forse li siamo veramente ancora all'inizio. È quello che la normativa sta cercando di accompagnare. Naturalmente i rischi sono una parte di quelli che abbiamo sentito in senso molto più trasversale e specificamente su questo mercato. I rischi che derivano da tutti i nostri bias comportamentali che Antonio citava prima, che ci rendono molto più molto meno in grado di reagire e di essere più consapevoli delle decisioni quando la scelta è molto facile, è rapida, ci viene proposta in un modo che è più accattivante. E quindi come rialzare le barriere, la capacità di riflessione, di interrogarci e di confrontare le offerte è il grande tema. L'altro grande tema naturalmente è quello della sicurezza, del cyber risk nel settore particolarmente finanziario, la rivelazione dei dati è un tema fondamentale appunto di rischio per i consumatori.
Allora, una parola su che cosa si sta facendo, dove siamo a questo punto. Ovviamente c'è una evoluzione rapidissima della regolamentazione che insegue, ma almeno in alcuni campi sta cercando di accompagnare l'innovazione. Quello che il regolatore sta facendo, sicuramente sul piano internazionale, europeo soprattutto, e poi a valle quello nazionale, è di accompagnare l'innovazione. L'innovazione e la concorrenza cercando di assicurare un level playing field tra i diversi concorrenti, anche se necessario in modo disruptive, come appunto nei servizi di pagamento, con lo spazio dato a questi diciamo, soggetti che sono i third party providers, che dovrebbero poter fornire informazioni da un lato e servizi di pagamento dall'altro direttamente al cliente, appunto disintermediando in questo le banche, nella condizione che questo possa appunto accrescere la concorrenza e quindi favorire l'utenza. Ovviamente in generale anche qui restano importanti trade-off tra diciamo, favorire la concorrenza e l'esigenza di stabilità. Siamo nel sistema finanziario, quindi l'esigenza di stabilità è un valore importante. Abbiamo visto in passato quando diciamo, favorire la concorrenza liberalizzando ha prodotto dei risultati che di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Quindi questo percorso, in particolare nel sistema finanziario, va attuato, va portato avanti, ma con grande cautela, appunto, avendo presente uno dei valori che sono fondamentali per il sistema finanziario. Come si accompagna quindi l'innovazione? Assicurando sufficienti presidi sul fronte soprattutto della sicurezza e sul fronte della tutela dei clienti. Per cui da un lato vanno appunto accompagnate diciamo, le interpretazioni normative, innovative di tutti i soggetti che si affacciano su questo mondo. E quello che i regolatori stanno cercando di fare, i regolatori, le autorità di vigilanza, è di creare dei luoghi per interagire con gli innovatori su questo mercato. Gli esperimenti di sandbox, cioè di sperimentazione in ambiente innovativo, normativo protetto, o gli innovation hub, come quello che ha deciso di fare la Banca d'Italia, cioè di non creare un ambiente regolatorio ad hoc per chi vuole fare innovazione, ma di aprire il dialogo anche sul fronte normativo con chi sta innovando, proponendo dei servizi o dei prodotti che sono innovativi e che a volte si faticano a incastrare nella normativa esistente. E quindi da un lato accompagnare l'innovazione, dall'altro appunto assicurare tutele sufficienti per i clienti. Questo appunto è quello che sta facendo sicuramente la normativa, in tutto il mondo appunto dei pagamenti, la normativa come è stata disegnata dalla PSD2 cerca di accompagnare appunto le tutele spostando l'equilibrio molto a favore del cliente, assicurando che siano disponibili strumenti di tutela sia pubblica attraverso la vigilanza su questi intermediari che dovranno essere, che sono già, che verranno vigilati dalle autorità pubbliche come sono gli intermediari finanziari, ma anche la disponibilità di strumenti di tutela privati come sono in ultima analisi naturalmente la giustizia ordinaria, ma anche gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in questo caso specifico l'ABF, ovviamente resta uno strumento di tutela per i clienti che utilizzano questi strumenti. In cui il cliente, se ritiene di aver subito un danno, di non essere soddisfatto, può andare dalla banca saltando il passaggio con il provider e sarà la banca che eventualmente interagirà con il provider, quindi con dei meccanismi che dovrebbero facilitare il cliente nell'assicurare, nell'ottenere tutela. Resta un passaggio importante dal nostro punto di vista e dal punto di vista delle attività che noi facciamo, che è quello dell'educazione finanziaria digitale. In un contesto, appunto, in un'evoluzione così rapida, ma che parte da una situazione in cui in Italia l'educazione, l'alfabetizzazione finanziaria dei clienti è molto bassa, queste innovazioni introducono un fattore ulteriore di criticità. Abbiamo bisogno quindi di operare insieme sul fronte dell'alfabetizzazione finanziaria e di quella finanziaria digitale.
perché appunto se il cliente è ancora più facilitato nell'accedere ad alcuni servizi di cui già prima forse faceva fatica a capire le caratteristiche e quindi a fare scelte consapevoli, oggi aggiungiamo un fattore facilitante, quindi probabilmente la terza gamba tra strumenti di enforcement pubblico, privati, resta e si amplifica quella della fidelizzazione finanziaria. L'ultima parte è la capacità delle stesse autorità di utilizzare la tecnologia per fare meglio vigilanza, quella che in gergo si chiama RegTech, diciamo la tecnologia applicata alla regolamentazione e supervisione, SupTech. È un campo in cui tutte le autorità si stanno cercando di attrezzare, anche noi ci stiamo lavorando, cominciamo ad avere prime analisi, esperimenti di utilizzo dei big data per anticipare o prevedere alcuni andamenti di variabili economico-finanziarie. In prospettiva potrebbe essere uno strumento importante appunto dal punto di vista della vigilanza per intercettare criticità sul mercato. L'utilizzo dei big data o di strumenti simili per reagire più rapidamente a criticità che stiano in emergenza sul mercato.